Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno, perché sappiamo riconoscere e apprezzare la ricchezza e la varietà dei doni e dei carismi che lo Spirito distribuisce per il bene di ogni comunità a beneficio dell'intera famiglia umana. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. In particolare preghiamo perché la comunità internazionale si impegni concretamente nell'abolizione della tortura, garantendo il sostegno alle vittime e ai loro familiari. Preghiamo affinché l'assistenza sanitaria sia segno di promozione della dignità umana e il sistema sanitario pubblico sia qualificato ed efficace, rispettoso e attento alle esigenze anche dei più poveri. Cuore Santo di Gesù, sorgente e rifugio per ogni tuo ministero, accompagna passo passo i sacerdoti con la potenza della tua grazia, perché il nostro cuore sia sempre più l'imitazione del cuore immacolato di Maria, da lei possiamo imparare con lo sguardo puro e luminoso sul mondo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni dal dolore dei morti, vieni, luce del cuore, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta del paro, nel pianto conforto, o luce beatissima, infatti nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nuovo, nulla è senza colpa, lava ciò che soffrino, bagna ciò che arido, sana ciò che stagna, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, rizza ciò che è sfiato, dona ai suoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Oggi celebriamo la Santa Messa tra tutte le altre cose, anche è sabato, la Madonna della Lettera, che è patrona della città di Messina, però prende tutta la nostra Sicilia, anche perché è il titolo con cui la Beata Vergine Maria viene onorata a Messina come colei che nel corso dei secoli l'ha più volte salvata e benedetta nel terremoto, specialmente il terremoto famoso dove c'è stato Santo Libero e Maria di Fiandimonte. Comunque, adesso andiamo a prendere comune della Madonna. Oggi Letteria, allora per la mamma, sì. La dobbiamo ricordare. Letteria, sì, questa santa mamma, bellissima. Letteria, salutiamo ad Angela. Sì. Allora, comune della Vergine Maria. Qua io ce l'ho 1572. Io 1538. Scusate, sì, 1500. No, signore,
apri le mie labbra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia. Celebriamo la festa memoria di Maria, inneggiamo al Signore. Celebriamo la festa di Maria, inneggiamo al Signore. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura, nobili passi sì che il suo fattore non ti sdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si percese l'amore, per l'obbligarlo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi che mi chiama la pace caricata, e un giorno libre mortali, se di speranza fondata mi pace, donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual grazia di pieno di cuore, sua disianza vorrà asserare. La tua divinità non mi soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente a chi non ha ricordo. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saluna, quantunque creatura è di mortale. E ci fermiamo al sabato della quarta settimana con i salmi del sabato. Noi avremo però le antifone proprie della festa della Madonna della Lettera e i salmi lo schema numero 2. Prima Rosanna, eh? No, sabato. Le antifone ci sono solo quelle dei primi vespri. Dei primi vespri, no, non primi vespri. Delle lodi. Ah, allora diciamo quelle delle lodi. Salmo 50. Salmo 50. Allora, attenzione, perché quello che stiamo intraprendendo con questa preghiera, attenzione, che è una preghiera di consolazione. Attenzione, perché le ferite che abbiamo non devono essere... Vedete cosa c'è messo lì? Il balsamo... Leggi una sola. Vieni, oh Spirito Creatore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. E questa mattina ci sarà questo balsamo nella festa della Madonna della Lettera, la consolatrice degli afflitti. Per favore, facciamo in modo che queste lacrime non cadano per terra per far fango, ma che abbiano invece questa consolazione di valore, cioè dire la sofferenza apre il cielo e il paradiso, è la sofferenza che redime, è la sofferenza che salva e che recupera, redime, recupera. Non dobbiamo scoraggiarci, per favore, noi siamo carichi di contraddizioni, di provocazioni, e non della vita è nostra, è così, è una tempesta, un percorrere, un oceano di burrasche e di gorghi profondi che ci vogliono inghiottire. Per favore, è il Signore che ci parla. Non possiamo affrontare le cose secondo il nostro criterio, non possiamo piegare il pensiero agli altri, la volontà degli altri. Non è stato capace nemmeno di convertire Gesù, Giuda, che cosa volete più? Quante volte, quante cose gli ha fatto vedere e quante volte anche lo ha richiamato potentemente con i rimproveri
con la dolcezza, con la mitezza, è inutile, è inutile. Tradire Cristo significa anche uccidere la propria vita, infatti si è suicidato. Saul è accaduto proprio così, rifiutò il Signore, perdette il regno e perdette la vita, si è suicidato. Allora, per favore, è il Signore che guida, noi preghiamo, riversiamo nel cuore di Cristo tutte le nostre afflizioni, le nostre angustie, le nostre preoccupazioni, Lui si prende cura di noi. Noi non siamo padroni degli altri, possiamo dare una mano fino a quanto è possibile, un fratello, una sorella, un marito, una moglie, eccetera, ma se rifiutano, che cosa possono fare? Se non dire, Signore, abbi pietà di me e di quelli che non ci ascoltano. Questo è il Signore, è questo. Il Vangelo è questo. Se tu vuoi, Gesù non vuole obbligare nessuno, se tu vuoi entrare nella vita, se vuoi essere felice, ascolta la mia parola. E molti che hanno aiutato, purtroppo, hanno sperimentato la loro infelicità. Non possiamo fare altro. Possiamo far entrare l'asino per la coda, ti scacciano e ti ammazzano, come hanno ucciso il povero cieco. Cesco, lo chiamavano Cesco, Francesco, comunque, per dire insomma, un asino che uccide il padrone. È successo qualcosa. E non possiamo purtroppo domare i selvatici, quelli che sono lontani da Dio, è impossibile. Allora cosa facciamo? All'impossibile noi lo mettiamo nella mano del Signore. Convertire peccatori, quante preghiere stiamo elevando al Signore, un anno e più, con quel duro Putin, per esempio, e i tanti tiranni che vezzano, che calpestano la povera dignità umana. Comprendiamo allora la storia. Noi ci agitiamo, ma la storia la conduce il Signore. È una storia di misericordia, di bontà, fino alla fine. Perché? Fino alla fine lo sappiamo perché è stato quello proprio al termine dell'esistenza. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Si è affidato al Signore, siamo portati in paradiso. Fino alla fine è lì e il Signore ha la porta che bussa. E dobbiamo aspettare fino alla fine che deve morire. Purché si salvi, anche se ha fatto ferite a destra e a sinistra. Però il problema di mondo è la salvezza eterna, questa è la cosa più importante, che dobbiamo pregare. Allora, Salmo 50 è il Salmo della Consolazione. Forse, allora, le antiche, una forza tiziana. Prima devo vedere il Salmo. 50. Salmo 50. In Maria contempliamo la tua gloria, Signore. Si dice l'alleluia. Alleluia. Mettiti avanti un pochino, mettiti avanti. Alleluia, sì. Parla il Signore, aspetta. Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente. Allora, attenzione. Questo fa venire i brividi, perché parla il Signore e parla non per due, tre, quattro persone. Noi siamo dentro questo, il privilegio di ascoltare, parla il Signore, però nel momento in cui Lui parla, non parla solamente per noi, noi facciamo parte di questa umanità. E come? E parla per tutti, in questa nostra umanità di cui noi facciamo parte, dell'umanità intera, 8 miliardi di persone
con la loro umanità come la nostra umanità, parla anche per loro. Quindi dobbiamo essere anche annunciatori di questa parola che non è ascoltata dai nostri fratelli e sorelle. Come facciamo noi a far capire, ad ascoltare, a far ascoltare questa parola che ascoltiamo noi solamente? Certo, risuona questa stessa parola in tanti punti del mondo, però non tutti arriva la parola di Dio, non per tutti. Allora come facciamo a far sentire la nostra voce senza mezzi di comunicazione? È il mistero della grazia. Se noi nell'ascolto della parola di Dio abbiamo l'assillo di annunciare la parola di Dio e la viviamo, e abbiamo il bisogno, vogliamo, desideriamo annunciare questa parola che stiamo ascoltando, e ci mettiamo la preghiera, e c'è un mistero grande che arriva senza che noi sappiamo come un mistero questo qui arriva nel cuore dei nostri fratelli e sorelle. Quindi non è una parola privata per cui nessuno può varcare la soglia per su questa parola privata che sentiamo. Non è così, è una parola che si ti schiude per gli altri. La tua parola, la parola di Sione che ti dilata il cuore, è una parola che arriva anche ai nostri fratelli, perché quando un'anima si eleva, eleva il mondo, c'è questa connessione con tutti. Allora attenzione, 50, andiamo, scusate un pochino perché è importantissimo questo 50. Alfonso, ti benedico, fresco fresco dell'unzione crismale. Allora 50. Allora attenzione, perché il Signore parla per tutti. Quando il Signore parla, parla nel cuore dell'uomo che ascolta, e quando l'uomo ascolta quella parola non è privatizzata, non è una parola privata per te, esclusivamente per te e per te, ma anche perché ci sia il riverbero per gli altri, un'irradiazione per gli altri, come il mistero della parola di Dio che ci eleva. Noi diventiamo il respiro anche del nostro mondo. È così, è come un virus buono, benefico, no? Ed è il contatto, avviene in un modo diverso di quello della malattia. Allora, un contatto buono. Pensate allora al mistero della clausura di Santa Teresa e dei santi e dei giovani, delle ragazze e dei giovani che vanno in clausura. La loro preghiera, la loro vita non è alzerata e annientata, e non diventa una vita privata per loro, è una vita spesa per tutto il mondo. Sono l'anima del mondo. Teresa e il bambino Gesù lì ha salvato il mondo senza uscire dall'istituto, ma facendo entrare nel proprio cuore tutti i bisogni del mondo, nel cuore dell'uomo, nel cuore della Chiesa. Io sarò l'amore. Se siamo convinti, siamo convinti pure noi. È così. Noi siamo qui e siamo in comunione con i nostri fratelli e sorelle di tutto il mondo, e specialmente incominciando dai nostri parenti, da quelli che sono vicini a noi, perché c'è questi raggi concentrici che vanno fino a toccare gli estremi confini della terra. Questo è il mistero di essere cristiani. Invece immeschiniamo la nostra presenza anche del mattino, purtroppo, perché siamo chiusi dentro di noi. Qui è l'occasione di aprirsi a questa dimensione cosmica, possiamo dire. La sinodalità è proprio un cammino insieme. Tu stai camminando, tu trascini insieme alla Chiesa, tu trascini anche la zavorra dei nostri fratelli che non camminano, sono paralitici, bloccati per i peccati, sono macigne, dobbiamo camminare con sforzo. La Chiesa
camminerebbe molto più svettamente se ci fossero molti in grazia di Dio, ma ci sono persone pigri, chiusi, che si fanno un'idea strana della propria esistenza. Allora, forza, questo, guardate come che bello. E ci dice come questa parola di Dio è per tutti, forza. Versetto 2 o da capo. Parla il Signore. Parla il Signore, il Dio degli dèi. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Fermi! Attenzione, per favore. Mettiamoci il cuore a queste parole. E non immeschiniamo la parola di Dio. Non distruggiamo la potenza della parola di Dio. È una potenza creatrice, crea nel nostro cuore, perché quando Dio parla crea in noi ciò che non c'è e crea una verità che è di là del cuore, che rende nobile la nostra carne umana fragile e debole. Allora dice, cosa dice? Dice, parla, convoca la terra dall'oriente, attenzione, ma da dove parla? E lo dice. E siccome Sion è troppo meschina per contenere questo il contenuto da dove il Signore parla, come nel suo trono, allora Sion è la Chiesa, non è solamente Gerusalemme. Quello diventa un significato materializzato, ma metaforico, perché è la proiezione della Chiesa. Dove parla il Signore? Nel luogo di una convocazione. E il luogo della convocazione è la Chiesa, cioè dire l'insieme delle persone. La Chiesa non sono le mura, però è localizzata in un territorio ben preciso. Gerusalemme è il luogo, la città di Dio, dove Lui parla, fa risuonare la sua voce. Da Sion bellezza perfetta. Perché bellezza? Perché è lo splendore della verità. La bellezza è splendore della verità. Una donna che vive la verità splende di bellezza. Non c'è bisogno di mettersi cosmetici, eccetera. Non c'è bisogno, perché è la verità che rende bella una persona. Tant'è vero che adesso Pasqualino ci dice al capitolo 11 del Proverbi, del libro dei Proverbi, che dice così: la donna, un anello d'oro nel naso di un maiale, così è la donna bella ma senza cervello, senza cuore, cioè cattiva e malcostumata, malcostume, cattiva, malvagia. Le donne sono così quando sono lontane da Dio, gli uomini pure altrettanto, e non è che... Allora cos'è la bellezza? È lo splendore della verità. Quando la verità vive, chi è cos'è la verità? Non è cos'è, chi è la verità? È Dio, Gesù la verità. Io sono la via, la verità è la vita. C'è poco da fare. E dice e parla della teofania. Significa la parola di Dio, manifesta il cammino che dobbiamo fare noi. Quindi è una parola che ci riempie di responsabilità. Responsabile significa rispondere ad una provocazione, a un impegno che ci viene messo sotto gli occhi. Rispondere. Uno che non risponde si chiama irresponsabile, no? Non risponde, è irresponsabile. Salmo responsoriale. Il salmo indica la risposta all'ascolto che noi abbiamo fatto nelle letture. Attenzione, allora. Dio risplende, quindi la teofania, splendore della verità. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio.
Perché? Perché parla? Parla chi ama. E quando parla un das proloqui illumina, richiama. Questa è la strada percorrete. Non pervertite le strade, non fatevi sentieri strani, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri e i miei sentieri non sono i vostri, le vostre vie. Davanti a lui un fuoco divorante. Che cosa ci richiama questa espressione? Il giudizio di Dio. No, no. Quando il Signore ha rivelato, cioè di Dio, ha rivelato la vocazione a cosa? A Mosè. La vocazione, perché tutti i guai che gli sono accaduti prima lo ha preparato alla vocazione. Allora anche gli errori più gravi sono una risorsa futura. Qual è stato gli errori suoi? Ha ucciso delle persone, è dovuto scapparsene perché fu inseguito e fu ricercato per essere poi condannato a morte per quello che aveva fatto lui. Lui aveva ucciso per zero, ma non si risolve il problema con le uccisioni, con la violenza, così. Allora dice, davanti a lui un fuoco divorante, il fuoco, quella roveto ardente, quello roveto infuocato che non si consumava. Cos'è questo spettacolo? Allora viene chiamato, Mosè, Mosè, togliete le scarpe. E perché? Il posto, il luogo dove tu ti trovi è santo. Santo perché dove Dio è, c'è santità. Santità significa, siamo dentro una realtà diversa dell'umano ed entriamo lì alla scuola del divino a essere elevati, elevati, che ci toglie dai nostri condizionamenti mentali che sono pazzeschi, da matti o mattoni. Allora guardate, allora dice, intorno a lui si scatena la tempesta. Quello che è accaduto accadrà a Mosè lì sul monte Sion, fulmini, terremoto e fuoco. Vi ricordate, no? La teofania, Dio parla e c'è, si scatena la tempesta, convoca il cielo dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo. Non è un giudizio di condanna, ma è un giudizio di discernimento. Io discernimento, ti dico questo per capire che il tuo cammino deve essere questo. Guardate, questo salmo dovrebbe essere adottato, o no? Anche perché di qui sappiamo che cosa vuole lui da noi, cosa vuole lui da noi. Secondo te, Maria Rosa, cosa vuole il Signore da noi? Cosa vuole da noi? Eh? Perché siamo coerenti. Sapete cosa vuole questo qui? Questo. Vieni, sì, Spirito Santo, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Questo vuole. Vuole risanare nel nostro cuore ferito dal mio marito, dai parenti, dai nostri clienti, da quelli che sono, che pretendono questo, quell'altro, quelli ci mettono tante preoccupazioni, figli o meno, cioè, qualsiasi cosa, convochi il cielo e la terra per dire, per favore, quello che state facendo sono cose da imbrogli, state imbrogliando, vi state facendo un'idea strana del mio essere, natura divina, che ama gli uomini e per questo li ha creati. Il problema di fondo non è l'amore che dobbiamo avere per Gesù Cristo, ma essere amati, comprendere che Lui ci ama. Comprendere che Lui ci ama talmente da anche da dare la sua vita per noi.
ci ama. Il mistero questo, nel momento in cui comprendiamo che lui ci ama a tal punto che mi ha creato, mi ha voluto, in quel momento incomincio a amare lui. Lui per primo io lo amo. Grazie. Sì. Parla in un modo o nell'altro. Io non mi presto attenzione, è bello questo coso del 17 che dice: nel sogno, nella visione notturna, quando cade il torpore sull'uomo, nel sonno sul giaciglio, allora apre l'orecchio degli uomini e per la loro, correzione li spaventa, per distogliere l'uomo dal suo operato e tenerlo lontano dall'orgoglio. Capite? Per favore. E per preservare quante, la sua anima. Quanti intrugli che ci sono nel nostro cuore. Quanti pensieri che vogliono giustificare tutte le cose che il Signore ci sta dicendo, ci dice. Quante cose. Ma Lui è qui. Ci parla. Ci informa. E ci forma. Esatto. E ci dà discernimento. Ci informa e ci dà discernimento. Adesso dipende da te. Dipende da te. Scusatemi. Ti do le coordinate per camminare e tu te ne vai altrove e tu guidi i tuoi sentimenti strani. Dai fallimenti il Signore è pronto, aspetta un pochino, ti prepara cose meravigliose e sorprendenti. Noi siamo così siamo, noi tante volte non sappiamo cosa fare, noi cosa vorremmo fare. Capite quando il segreto di tutto è l'ascolto e la preghiera. Allora andiamo, cosa? Poi, versetto 5. Davanti a me si unite i miei fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. Cieli annunciano la sua giustizia, è Dio che giudica. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In Maria contempliamo la tua gloria, Signore. Alleluia. Antifono. Dopo la gloria l'antifono. Ci sono le antifone delle letture. Sì, lei ha detto di dire queste di qua. Quelle delle lodi, queste delle letture sono. Queste dovevano dire giorno. Quelle del giorno. Il Signore convoca cielo e terra per giudicare il suo popolo. Ok. Secondo antifono. Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti. Versetto 6. Allora, grida e tu liberiamo Mariella, confesso Dio onnipotente. E a voi la benedizione, il mio nome operato, i miei pensieri, parole, opere, giusto, per mia colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di voi, per voi. Con tutta la vita eterna. Amen.
qui soltanto una parola e io sarò salvata. Seguita su di voi e con voi rimanga sempre. C'è Maria Pia da Torino. Buongiorno famiglia del mio cuore. Vi ringrazio tantissimo per la preghiera che avete fatto per me. E difatti il colloquio con il comitato di valutazione interna è andato tutto bene. Grazie mille. Patrizia Roma, buongiorno, qualcuno di voi conosce una brava infermiera per delle semplici punturine da fare a casa? Grazie. Non una Roma, no, qui. Ma se... No, no, prima di te... Meglio avere più contatti. Sì, allora, chiediamo il loro telefono. Certo, lo devo cercare. Ti stiamo per dare, Patrizia, pronto? Pronto, Patrizia? Aspetta che guardo se è ancora collegato, penso se l'ha data. Se l'ha dato, per caso mai poi io mando a dire a Mariella qualcuno. Sì, sì. Allora tu... Lo scrivete tu, e poi io lo comunicate. Vieni, dai, vieni. Va bene, andiamo subito. Allora, versetto 7. Allora, dato che, guardate quando il Signore ci dà il metodo che dobbiamo usare anche noi. Il metodo che dobbiamo usare anche noi. Intanto tu avvisa questa. Allora, qual è il metodo che fa, che fa il Signore? Il Signore è coraggioso, è coraggioso. Tante volte ci scomoda per essere, perché possiamo essere nell'assetto giusto, perché noi tante volte vogliamo metterci in posizioni sbagliate. Ognuno di noi deve avere un modo, una modalità ben precisa, conforme a quello che lui vuole. E qui lo dice come dobbiamo imitare Dio Padre,
Gesù poi dirà: imparate da me, più con più concretezza, perché Gesù si è fatto uno di noi e affrontava le difficoltà che affrontiamo noi, la fame, la sete, la persecuzione, l'incomprensione, tutto perfettamente come noi, e più neve, se Dio freddo no. Si stancava poi, sì o no? Allora, attenzione, e lo dice così, cioè dire quello che poi i nostri padri hanno cambiato questo atteggiamento di Dio Padre in parresia. Significa? Dire le cose con schiettezza, chiarezza, senza peli nella lingua, senza coraggio, normalmente sei così. Allora, guardate, ascolta popolo mio, voglio parlare. Come parla il Signore? Dobbiamo parlare anche noi così. E i nostri figli, dobbiamo dire chiaro, e la Madonna ha imitato anche il Padre che riceve e anche Gesù. Chiaro, che cosa accade quando noi stiamo camminando un cammino perverso? Bisogna dirlo chiaro, perché nessuno possa dire così nella medicina. Dobbiamo dire anche chiaro le cose, se non possiamo dirla direttamente all'infermo, dobbiamo dire anche ai parenti, con chiarezza. Perché poi dice, non ce l'avete detto. Per questo poi ci sono delle firme per indicare che non possiamo essere accusati ingiustamente. Comunque, ascolta popolo mio, voglio parlare, testimonierà contro di te Israele. Questo dice, contro di te Israele. Ti sto dicendo una cosa sbagliata. E ti devi correggere, perché questo ti porta a storture, perché non sono i sacrifici che tu fai che ti rendono conformi a Dio, compiacenti a Dio, non sono queste cose, non è un fattore esterno, non è i gesti esterni che tu fai. E per questo il profeta Isaia prenderà di questo e dirà: questo popolo mi onora con le labbra, il loro cuore è lontano da me. E pensano, e si pensa che attraverso il sacrificio degli animali è tutto è messo a posto. Non è così. Allora, testimonierò contro di te Israele. Il nuovo Israele è la Chiesa, noi. Allora, e incomincia a dire: io sono il Signore Dio tuo, io sono Dio, il tuo Dio, è il Dio di Valentina, il Dio di Valeria, di Laura, è il Dio di Tiziana, il Dio di Francesca, di tutti, no? Anche del nonno Salvatore, il Dio di tutti. Allora, io sono Dio, il tuo Dio, non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, ma il tuo modo con cui tu fai i sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti, e me ne faccio, non prenderò vitelli della tua casa né capri dai tuoi ovili. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna, te credi? Se avessi fame, non te lo direi, non, mio è il mondo e quanto contiene, tutto appartiene a lui. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri? Cosa vuole allora il Signore da noi? Offri un sacrificio di lode. Cioè la lode cos'è? Riconoscere il dono che tu hai, che io ti do. Riconoscere il dono e ringraziare. Allora, un sacrificio di lode,
sciogli all'Altissimo i tuoi voti, le promesse che hai fatto, mantieni le promesse che hai fatto. Tu prometti e non mantieni. Allora, ti amerò per sempre e si sposa. Poi finisce, lo vediamo noi. Però il problema di fondo così, la tua volontà che viene poi sigillata con il sacramento e malgrado il sigillo del sacramento ci sono persone che rompono tutto, distruggono tutto, uomini senza, come senza valore, uomini del nulla, del niente, uomini che non hanno una personalità, che camminano così per inerzia, vivono ogni giorno senza scopo, senza significato, senza materialità, vivono così istintivamente, come gli animali oggi, gli animali non è che programmano niente, fanno centinaia di chilometri a mangiare a destra e a sinistra e finisce lì. Allora cosa vuole? Invocami nel giorno in cui ti senti angosciato, invocami quando sei triste, invocami quando tutte le cose ti vanno male, invocami quando tutti ti emarginano, quando ti vogliono togliere anche la veste, quando si bestizzano per l'eredità, quando ti invidiano, quando sei arrogante, eccetera. Ecco. Invocami nel giorno dell'angoscia, del tuo fallimento e io ti libererò. Ti libererò e tu mi renderai grazie. E invece cosa ci agitiamo? Lei si è aperto a Padre Paolo, no? Questo è un mondo importante. Mi dice, io mi agito sempre, tu ti agiti, no? No, no, cosa lì. Michelina, no. Gasparina. Anna. Tu ti agiti, hai fatto così, hai citato. Allora, comunque. Comunque è vero. Quando una si sente triste, quando una. Almeno io lo sperimento su di me. L'unica cosa da fare, infatti ci dico a mio marito, io mi devo rilassare, io mi devo. Prendo il rosario, comincio a pregare, ma diventa veramente una serenità, la tranquillità, l'unica cosa che supera tutto, veramente. Certo, resta sempre, però l'affronti diversamente. È così. Tu hai fatto la stessa esperienza che faceva ogni volta che Bernardetti subiva delle angherie, delle emarginazioni e dei disprezzi. Quando era così ferita dentro, andava dinanzi all'immaginetta della sua mamma e diceva il Santo Rosario. E lei scriveva, subito dopo il Rosario, lei mi consolava. Ma ieri ho percepito un miracolo incredibile che non potete manco misurare, perché so che questa persona che da 5 anni viene abitualmente così, una volta al mese, da un paese vicino qui, e viene a confessare tutto ciò che accade nel suo cuore. Ma cose terribili, sapete? Terribili. E lì ho compreso come Gesù poteva accogliere una persona così. E periodicamente lui mi diceva, lei mi ha salvato. Io non ti ho salvato niente. Però ieri, dopo tanti anni, guardate, è venuto a dirmi la prima cosa, inginocchiandosi, confessandosi, mi disse, da quando recito 4 rosari al giorno, io non sono più io.
tutte le situazioni più incresciose che mi descriveva, in poche parole, ma moltissime, è la stessa cosa che voi potete leggere, io un po' idea, nel primo capitolo della lettera ai Romani. L'inferno, ieri, ma cosa? Da quando il suo cuore pulito, bellissimo, sereno, terso. Questi sono i miracoli. Andate a leggere un opuscoletto bellissimo, il mi pare dovrei averlo qui, La bellezza del Santo Rosario, chi è che ricorda il titolo? Comunque, il miracolo del Santo Rosario, quello che tu stai sperimentando. Anche vedendo il Padre di Gesù, veramente, l'unico luogo che io mi sento proprio sulle nuvole per dire che io sto bene. E una, e qua, io dico qua, la chiesetta è miracolosa, perché veramente, almeno quello che succede in me, ed è vero, io mi sento tutto quello che c'è sulle mie spalle, ma a volte manco li penso più, ma qua questo silenzio, parlare sempre di queste cose, è bellissimo. Sì. Le certezze non è la nostra filosofia, infatti, è qui, è parola di Dio, ed è sentiero di Dio, è la via del Signore. Allora affida la via al Signore e Lui compierà la sua opera. Affida il cammino di studente, il cammino dello studio, dell'università, il cammino dell'amicizia, il cammino di tante cose, al fine, e Lui compierà la sua opera, Dio compie la sua opera meravigliosa su di te. Perché non la affidi? Lasciati guidare in questo cammino che stai facendo. Sandra Vitale, che è arrivata al manicomio ad essere con sua sospesa in tutti, ma si è salvata con la, la parola di Dio. Lo sappiamo noi, no? È quello che ce lo dice sempre, perché quello che sta accadendo e accade nel suo cuore sono cose meravigliose. Una, vedete, un giorno che non si viene, tante volte anche ci sono delle situazioni particolari, però certi vuoti sono dei tasselli che bisogna riempire, perché è un cammino costante che bisogna fare, cammino costante, ti vende, basta. Piano si inizia, si può lo scrivere, allora, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen. Grida a me nel giorno della prova, verrò a liberarti. Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora. Versetto 16. A malvagio Dio dice: perché vai ripetendo i miei decreti? Hai sempre in bocca la mia alleanza. Tu, che hai in odio la disciplina, e le mie parole ti getti alle spalle? Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Allora, vedete, allora l'incoerenza. L'incoerenza che rende gli uomini malvagi. Malvagi è di rendio. Quindi, se ascoltiamo
quello che ascoltiamo mettiamolo in pratica. E il Signore compierà la sua opera. C'è un altro invito. Ah Maria Rotolo, grazie, ogni volta che vediamo il tuo nome qui nel nostro zibaldone, però siamo nella gioia. Ciao a tutti, quanto seguo l'adesso divino, ritorno in famiglia. Grazie, famiglia. E si trova? Rovigo. Anche se con un po' di ritardo, auguri. Grazie per il compleanno. Non vedo l'ora di riabbracciarvi. In estate, appena finisco le scuole, subito viene. Grazie. Mi saluti a Francesco, mi saluti al tuo figliolo. Va bene, comunque tu lo sai? Giorgio, ormai chissà cosa sta lavorando oppure all'università. Allora, e preghiamo per quelli che hanno di bisogno, i nostri, quelli che conosciamo. Allora andiamo, sì. Capite questo voi che dimenticate Dio, perché non vi afferri per sbranarvi? E nessuno vi cambi, chi offre la loro sacrificio, questi di onore, a chi cammina per la retta mia, offrerò la salvezza di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi offre il sacrificio della lode, questi mi onora. Preghiamo e domandiamo in ogni tempo la piena conoscenza della volontà di Dio. Poi già posso anche Baldacchino Sabrina scrive, anche io vorrei essere lì. Bello, bellissimo. Chi? Baldacchino Sabrina. Sabrina Baldacchino. Sabrina, bravo. Grazie Sabrina. Andiamo a Giobbe. Si appella al giudizio di Dio. Padre guardi, questa me l'ha regalata Enza. Allora non c'era questo tabernacolo? No. Questo è Padre Giammuso, questo è questo, forse la disposizione era questo è il tabernacolo, però c'era questa di sopra, posticcio, non è questo. No? Scusami, non vedi la vetrata, dov'è la vetrata? Ma questo è lo sportellino, questo è lo sportellino che chiude. Ancora non c'era la vetrata. Non c'era la vetrata. Per la vetrata lunga, sì. Perché lì è il tabernacolo. Sì, lo so. Qui lo sportiamo. No, qui pensavo che parlava di questo. E invece la vetrata che è dietro. Sì, esatto, sì. Qui dicevo, no? Adesso questo, vedi, questo qui tiene la Madonna. Esatto, è questo che stiamo dicendo. Andiamo, va bene. 13. Andiamo a Giobbe. Giobbino. Allora? Sì. Tacete, state lontano da me. Aspetta. Devo prendere io, ho capito? 13. Giobbe si appella al giudizio di Dio. 13. Possiamo tenere, tacete.
state lontano da me, parlerò io, qualunque cosa possa accadere. Prenderò la mia carne con i denti e la mia vita porrò sulle mie palme. Mi uccida pure, io non aspetterò, ma la mia condotta davanti a lui difetterò. Già questo sarebbe la mia salvezza, perché davanti a lui l'empio non può presentarsi. Ascoltate bene le mie parole. Quindi, siccome so che l'empio non si può presentare dinanzi a Dio, io ho la mia rettitudine. Per quanto sono quello che sono, fragile, io posso anche presentarmi col volto sereno dinanzi a Dio. Lo dice Giove, sarà una presunzione, sarà comunque, andiamo, ascoltate. Ascoltate bene le mie parole e il mio discorso entri nei vostri orecchi. Ecco, espongo la mia causa, sono convinto che sarò dichiarato innocente. Chi vuole contendere con me? Perché allora tacerei e morirei. Fammi solo due cose e allora non mi sottrarrò alla tua presenza. Che cosa vuoi? Allontanare da me? La tua mano e il tuo terrore più non mi spaventano. Quindi cerca, dice, voglio, desidero che tu mi guardi con tenerezza e anche con molta indulgenza. Vuole che sia indulgente nei confronti di se stesso. Questo vuole, prima di tutto, poi. E poi interrogami. Interrogami pure e io risponderò, oppure parlerò io e tu mi batterai. Quante sono le mie colpe e i miei peccati? Fammi conoscere il mio delitto e il mio peccato. Perché non nascondi la tua? No. Perché mi nascondi la tua faccia e mi consideri come un nemico? Ecco, guardami con occhi benevoli, chiede un po' di indulgenza. Poi. Vuoi spaventare una foglia dispersa dal vento e dare la caccia a una paglia secca? Ecco, e si presenta così come una foglia secca, come la paglia, una foglia dispersa dal vento. È bello l'immagine, noi siamo così, come le foglie deboli e fragili, è questa umiltà che lo salva, salva Giove, dinanzi a quegli arroganti che lo volevano condannare a qualsiasi costo, perché il fatto che hai queste pustole, che tu sei stato buttato via da casa, che sei diventato lo zimbello degli altri, tu sei così, non, agli occhi di Dio, no, non si sente così, però sente l'indulgenza e chiede l'indulgenza da parte di Dio. Secondo te glielo dà questa indulgenza? Certo, tutto dà. Però guardate, è bella l'immagine della nostra vita, come una foglia dispersa dal vento. E poi? Magari sta foglia è come paglia secca. Secca, perché si sbriciola, quindi. Secca, fragile, debole. Chi siamo noi di altre azioni? Uno, no? Poi tu scrivi infatti contro di me sentenze amare e su di me fai ricadere i miei errori giovanili. Tu poni in ceppi i miei piedi, vai spiando tutti i miei passi e riveli le orme dei miei piedi. E perché tutto è scritto dinanzi a lui, tutto è scritto e nulla sfugge ai suoi occhi. Intanto l'uomo si consuma come legno traballato, ecco, come un vestito corroso da di così, in effetti così andiamo un pochino a sfilacciarci. Prima eravamo velocissimi nel cammino, adesso così il piede lento, avevamo orecchie tesissime, adesso siamo mezzi sordi, mezzi ciechi. E mezze cartucce pure.
si ferma. Tu sopra di lui tieni aperti i tuoi occhi e lo chiami a giudizio dinanzi a te. Chi può trarre aspetta. Il muro dall'immondo? Aspetta. Nessuno. Aspetta, questo punto interrogativo che sembra poco riposto. Sì. Tu sopra di lui tieni aperti i tuoi occhi e lo chiami a giudizio dinanzi a te? Sì. Chi può trarre il muro dall'immondo? Nessuno. Se i suoi capite, allora si presenta dinanzi al Signore l'immondo. Dinanzi agli occhi di Dio siamo pieni di macchie, di peccati, di fragilità, è così il mondo. Questo è un atto di umiltà che dà valore anche a tutto il resto della nostra esistenza. Poi, sei giorni sono contati. Il numero dei suoi mesi dipende da te. Hai fissato un termine che non può oltrepassare. Distogli lo sguardo da lui perché trovi pace e compia come un salariato la sua giornata. No, questa è una preghiera. Distogli lo sguardo da lui perché trovi pace. E cambia come sono. No. Dormi per voi e trovi pace. E compia come un salariato la sua giornata. È un'implorazione. Devo dirvi che in effetti questo libro è di ricco di sapienza meravigliosa. Jennifer Hugo. Buongiorno da Jennifer e Biagio da San Biagio Platani. È un momento di grazia. Seguirvi, do una pace al cuore, una preghiera per la nostra famiglia, senz'altro gente, ti benedico insieme al tuo sposo Biagio e vi trovate a San Biagio, che vi protegga San Biagio e vi renda come il nostro servo di Dio Biagio da Palermo. Non mi sottrarrò alla tua presenza, Signore. Allontana da me il castigo della tua mano. E il tuo terrore più non mi spaventi. Correggimi, Signore, ma con giusta misura. Non secondo la tua ira, perché non venga meno. E il tuo terrore più non mi spaventi, beata ira. Allora, andiamo per favore alla lettura. La lettura della nostra santa, la Madonna della lettura. Ciao. Ciao. Forza Giovanna. Aspetta. Ho sbagliato il nome. Forza Marcella. Dalla Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla Chiesa. Nella vita pubblica di Gesù. Maria nel mistero della salvezza. Maria nel mistero della salvezza. Quindi la salvezza è una realtà da svelare, da conoscere. La salvezza allora avviene. La salvezza è complicata, possiamo dire. La salvezza avviene attraverso l'incarnazione di Cristo, il Figlio di Dio, venendo su questo mondo, e si è spogliato della sua divinità, lo ripetiamo sempre, si è spogliato della sua divinità e fu rivestito dell'umanità da chi? Maria. Madonna, ecco il mistero della Maria nel mistero della salvezza. E se non avesse avuto
una carne umana non ci avrebbe salvato. È l'umanità di Gesù che ci ha salvato, perché ci ha riscattato con suo sangue prezioso. Nella vita pubblica di Gesù. Nella vita pubblica di Gesù, la madre sua appare distintamente fin da principio. Aspetta, aspetta. Salutiamo la nostra Giulietta. Devo andare da mia mamma. Nella vita pubblica nella di, vita Gesù, pubblica la madre, di Gesù, la madre sua appare distintamente fin dal principio. Quando alle nozze in Cana di Galilea, mossa a compassione, indusse con la sua intercessione Gesù Messia a dare inizio ai miracoli. Durante la predicazione di lui, raccolse le parole con le quali egli, mettendo il regno al di sopra delle considerazioni e dei vincoli della carne e del sangue, proclamò beati quelli che ascoltano e custodiscono la parola di Dio. Bene, vedete, superando la parentela, superando l'affinità, superando questa consanguineità, dice: sono beati non mia madre e nessun altro, ma tutti quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi noi siamo parenti di Gesù. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Tu sei fratello e sorella di Gesù se noi ascoltiamo la sua parola e la mettiamo in pratica. E questo l'ha dimostrato nelle nozze di Cana, per tutte le altre cose. Allora, io... Come ella stessa fedelmente faceva, soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al suo sacrificio, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata. E finalmente, dallo stesso Gesù morente in croce, fu data quale madre al discepolo con queste parole: donna, ecco il tuo figlio. Quindi accanto a Gesù c'è sempre la sua madre, e la troviamo non solamente alle nozze di Cana, ma comunque in ogni momento, ascoltandolo, vivendo la sua parola, la parola di Dio, ed è ai piedi della croce, viene consegnata come dono agli uomini: ecco tua madre. E la Madonna obbediente si è messa a servizio della maternità del genere umano. Ecco tua madre. Quindi un'altra vocazione. Prima la vocazione, qual è stata la prima vocazione che ha avuto la Madonna? La maternità. La maternità di Gesù. Sì, ma seconda vocazione, la maternità a Gesù, per Gesù. Ecco, poi la seconda vocazione, la madre del genere umano. Infatti genera sempre. Sì. È sempre feconda. Per madre, sì. Però nell'ubbidienza, come madre ubbidì, tu sarai la madre del figlio di Dio, disse l'angelo, il figlio di Dio. E come sono al servo del Signore, ai piedi della croce, ecco tuo figlio, immagine di Giovanni, immagine di tutti i figli, ai piedi della croce, anche la Madonna lì, sanguinante, col cuore trafitto, vedendo Gesù che languiva e randonava nella morte, ecco sono la mamma del genere umano. E questo genere umano non è che l'ha consolato tanto. Voi che passate per via nella chiesa della Dolorata, guardate se c'è un dolore simile al mio. E voi che siete mamme, sapete un simile la sofferenza di una madre che vede i figli, i suoi figli,
e vede le persone della famiglia che sono fuori di sé. Però ci sono figli pure che ti consolano. Sì. E poi nel parlare, nell'espressione, una mamma è fiera di quello che esce dalla bocca. Per esempio Liliana, quella che abita a Roma, mi fa: mamma, a casa mia è successo un miracolo. Così mi parla. Dico: che cosa? Sono incinta. Bellissimo. Cioè, questa figlia che mi parla così, le viene il cuore. È una cosa grandissima. Certo, certo. Così come si soffre, si gioisce. Andiamo. Essendo piaciuto a Dio di non manifestare apertamente il mistero della salvezza umana prima di effondere lo spirito promesso da Cristo, vediamo gli apostoli prima del giorno della Pentecoste perseveranti di un sol cuore nella preghiera con le donne e Maria, madre di Gesù e i suoi fratelli. E vediamo anche Maria implorare con le sue preghiere il dono dello Spirito che all'Annunciazione l'aveva presa sotto la sua ombra. Infine, la Vergine Immacolata, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo, e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, per essere così più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei Signori e vincitore del peccato e della morte. La Madre di Gesù, come in cielo, in cui è già glorificata nel corpo e nell'anima, costituisce l'immagine e l'inizio della Chiesa, che dovrà avere il suo compimento nell'età futura. Così sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore. Vergine Maria, discendente da Abramo, dalla tribù di Giuda, della stirpe regale di Davide, benedici noi e la nostra città. Salve, figlia di Dio Padre, madre del Cristo, sposa dello Spirito Santo, benedici noi e la nostra città. Adesso l'inno Ave Speranza Nostra e poi le antifone proprie delle lodi e lo schema numero 2.